cambio. Oggi veramente hanno fatto cose straordinarie, secondo me, perché c'erano giocatori fuori ruolo, c'erano giocatori che non giocavano da mesi. Se pensiamo a Caccavallo, che era fermo da 2 mesi, e pensare che ha dovuto fare. Non avrei mai dovuto farglielo fare, ma non avevamo alternative in questo termine. Tutta la partita, una cosa pazzesca. Però questi ragazzi meritavano questa soddisfazione. Credo che si possa lavorare meglio sopra un risultato, però la strada è lunghissima per fare un gruppo compatto per arrivare agli obiettivi che vogliamo noi, che non possono essere straordinari, ma quelli di provarci fino alla fine. Voi dovete guardare che squadra va in campo e che tipo di partita può fare. Allora, se ha palleggiatori, palleggia. Se ha contropiedisti, fa contropiede. Se ha giocatori che tengono la palla, fanno salire la squadra. Se ha giocatori in un modo, gioca in un modo. L'unico che vince con le proprie capacità. Il Benevento giocherà arioso, il Gubbio giocherà in un modo, il Ponte d'Era in un altro. Cioè, rispetto alle caratteristiche dei propri giocatori. Questa è una cosa importante, non bisogna mai sottovalutarla, secondo me. Poi, naturalmente, lei non l'ha detto, però c'erano pedine che mancavano a centrocampo fondamentali. Ripeto, io devo solo ringraziare questi ragazzi. Baccolo è un giocatore, secondo me, un mezzala offensiva, trequartista. Radi è un difensore e hanno giocato mediani. Insomma, veramente Belfasti è un quinto, ha giocato quarto alto. Cioè, sinceramente, questi ragazzi fantastici, fantastici. Devo solo ringraziarli e d'ora in avanti cercare di dargli qualcosa ancora di più di quello che ho dato, perché in una settimana sicuramente ho potuto dar ben poco.